Luca, quanto tempo è che non ti scriviamo per venire in diretta? Una vita. Che non mi scrivete per venire? Ma io vengo lo stesso, non mi interessa. No, appunto. raccontaci tu come l'hai vissuta, queste sono le statistiche. Ha vinto la Juventus di Dusan Vlahovic anche. Queste sono le statistiche, stavamo dicendo sia Colpo che Gianni, se ci volete raccontare. Io ho visto un buon primo tempo della Juventus, mi è piaciuto molto, però dovevamo concretizzare. Bocali di birra che brindano. No, dicevo, un primo tempo mi è piaciuto molto, dovevamo concretizzare molto di più. Secondo tempo non mi è piaciuto nella maniera più assoluta, una Juventus brutta nel secondo tempo, poi risolta da Consensao con quell'azione che mette la palla in mezzo all'Ildiz, però io da stasera ufficialmente io dico sempre le cose che vedo. Io penso che la Juventus a oggi ha un grossissimo problema ed è questo, si chiama Dusan Vlahovic. Quando Don, che racconta stronzata dalla mattina alla sera, però quando dice una cosa giusta bisogna riconoscerla. Dusan Vlahovic è un giocatore veramente che fa danni su danni. Occhio a scendere dal carro, Gianni. Parliamo dell'attaccante che oggi fa le sponde, gioca con la squadra e fa arrivare in porta i compagni. Te lo dico io dove ha fatto la sponda Vlahovic. Allora, Vlahovic, perché poi vi dimenticate? Top 30 pallone d'oro, 30 secondi per segnare in Champions League, gol all'esordio con pallonetto. Ma vi dimenticate? Perché siete così? Voi Juventini finti siete così. Noioso. No, però no. Vabbè. Allora, un giocatore che io l'ho detto la settimana scorsa, l'ho detto quella prima ancora. Quando sbaglia la prima palla, che è al decimo minuto, è al trentesimo secondo, Dusan Vlahovic lo puoi tirar giù. Nei primi sei minuti di partita arrivano tre palloni al centro dell'area di rigore. Per due volte Vlahovic è fuori posizione, una volta è in posizione e cicca clamorosamente il pallone. Questa è la partita di Dusan Vlahovic, un giocatore che guadagna 12 milioni all'anno. Ma io su Vlahovic, ragazzi, credo che debba fare quello step mentale in più per essere la grande squadra. Gli manca sicuramente l'istinto killer, però ricordo anche partite con l'Ipsia, ragazzi, che l'abbiamo esaltato per essere uno dei migliori attaccanti e poi lo buttiamo giù così. Allora, non è sicuramente Gyökeres, non è di quel livello, ad oggi si dimostra tale, deve sicuramente migliorare. Allora, però, questo segna, ragazzi, i numeri sono dalla sua, al di là di tutto, al di là delle performance, segna, e questo è un fatto. È rigore? No. Guarda, è il direttore sportivo della Juventus. Ah, ragazzi, questo è scandaloso. Siamo ancora a Moggi, quello era rigore oggi. È vero, forse. E io l'avrei preso comunque. E io l'avrei preso. Però posso spezzare una lancia in favore di Vlahovic. Certo. Visto che, a parte Ortelli che ha tutte le cazzate, è vero che Vlahovic sta facendo male. Ma è per me anche sulla Juve. Nonostante Vlahovic sta facendo male, guardate che numeri ha. Nonostante la Juve, no, Flavio. Aspetta, finisco. Don, che è quello che penso sulla Juve. La Juve oggi ha fatto una partita normalissima. Ma nonostante la Juve abbia fatto una partita normalissima, secondo tempo brutto, la Juve, ragazzi, è seconda in classifica. Quindi io penso che bisogna aver paura della Juve, perché se la Juve è al 30% e a meno uno dal Napoli, e quando sarà al 60-70, 80%, che fa? Cioè, io penso che sia è incredibile, hai detto la prima cosa intelligente in vita tua, mamma mia. Razzo di scarto umano, hai detto la prima cosa intelligente. Mamma mia, incredibile. Senti, mi sa che adesso entri col tuo telefono e te lo dico, Ortelli. Oh, grazie. Grazie. Una cosa è uscita giusta da quel microfono stasera. Finalmente. Posso chiedere scusa a Gianni Bianco e a Manuel Locatelli, un giocatore ritrovato che finalmente fa calcio, sembra proprio un altro giocatore. Secondo me neanche al Milan, il milanologo, era stato così. Non so se l'hai visto stasera. La Juve. Sì, ho visto la Juve. Locatelli, onestamente, continua a farmi cagare. Nonostante abbia fatto una buona prestazione, ma lo reputo uno di quei giocatori che comunque non fanno la differenza in una squadra di calcio, e poi sta facendo non solo una buona prestazione oggi, ma una buona stagione in realtà Locatelli, iniziando
subito dalle prime prestazioni di Motta, si è trovato bene, però se non mi cambia il livello generale di Locatelli, cioè ci sono giocatori che magari fanno una stagione fantastica perché nessuno, però si trovano... Ma nessuno dice che Locatelli sia diventato Modric. Però in confronto a Locatelli che abbiamo visto i tre anni scorsi, quest'anno Juve, è l'anno dell'Atalanta. Però Gianni, qui siamo. Somiglia a un centrocampista. Gianni, però, siamo a fare le pulci a Dusan Vlahovic. Locatelli è stato pagato 40 milioni, ricordiamocelo, e quindi da uno che viene pagato 40 milioni io mi aspetto tutt'altro calcio a centrocampo. Assolutamente, ma infatti è stato strapagato, cioè, ma quello resta, che è stato strapagato resta. Io sto valutando il Locatelli dei tre anni scorsi a questo. Oggi ma infatti l'ho detto Gianni, questo non è Modric, una buonissima versione di Locatelli che non mi cambia però l'opinione che ho sul giocatore in generale, ma l'ho detto che da inizio stagione che gioca bene Locatelli. Sì. Di Ortelli. Ok, Pancio sbagli. Io difendo Locatelli, l'unico da sempre. Io parlo di Locatelli, io difendo Locatelli. Locatelli è mio, non toccatelo. Ma sto clown deve continuare ancora a parlare. Cioè, che adesso il sessantenni dire... Come sessantenni? In che senso? No, non parlo di colpo gobbo. Locatelli è mio. Locatelli è top 3 centrocampisti in Serie A questa stagione, top 3. Solo Renders e McTominay. Sì, però modera le parole, Tra l'altro, l'hai detto nella giornata giusta di Renders. Sai qual è la Renders ha giocato bene anche oggi. Sai qual è? No, rimettimi Ortelli un attimo. Non è che lui mi dà del sessantenne poi scappa come. Hai ragione. Sai qual è la differenza fra me? A parte che ci sta sai qual è la differenza? Ti giuro che me ne vado perché è una cosa che ho. Sai qual è la differenza tra questo sessantenne e quel ventenne lì? Sai qual è? Che io trombo 10 volte più di te, coglione. Quella è la differenza. Lo caccio. E chiudo. No, ma tu sì. Se ne va. Ma lo sapete meglio. Ah, ok, questo è il frutto. Questo è il frutto di che cosa? Dell'educazione che danno i drogati come Andrea, come il Pancio. I drogati danno l'educazione. Pulisci il naso che sei sporco. E tu pulisciti il culo, capito? Pulisciti il culo, ma raga, capisci un cazzo? È drogati, non ti caga nessuno, non ti caga manco la figa. Dai, basta, Ortelli, Dio ca. Chiediamo scusa per la bestemmia, però io voglio dire che Emily non è mai stata cacciata. Emily, no, la toglie per colpa di Ortelli, punto. No, allora, ve lo assicuro, la prossima volta che Tommaso mi caccia, vi giuro che io non entro più su SV. Allora, questa intanto la classifica giustamente non faceva una... Mutatevi raga perché c'è casino, per favore. Juventus è soltanto un punto in questo momento a Napoli, domani c'è Inter-Napoli, in effetti dopo 12 giornate, 24 punti, non sono tantissimi, non è un cammino ragazzi, zero incredibile. Però, zero sconfitte. No, io... Prego, assolutamente, io ripeto, visto che si continua a difendere, io ripeto, a me dammi quei due gol a porta vuota, uno col Cagliari e uno col Parma, io sono lì a 30 punti. È vero. No, 28. Che nomino solo quelli con tutte le difficoltà ragazzi, che avete io. Al massimo stavi a 28. A 28, Gianni. Mi sono corretto, ascolta. Mi sono già corretto, prima vedi... Chiedo venia, anch'io avendo 60 come te sento poco e comunque la prima sconfitta arriva, non ti preoccupare, alla ripresa del campionato e questo lo abbiamo assodato. Volevo cogliere ancora l'occasione per fare i complimenti al Milan per aver vinto 3-1. Bravo Gianni, fai bene. Comunque, ripeto, la Juventus sta giocando male, critiche, eccetera, è da un punto dal Napoli. Chi lotta per lo scudetto deve preoccuparsi della Juventus, perché se la Juve che va male, che non piace, che ha problemi, è a due punti a partita, occhio. Attenzione, ha detto no l'uomo del monte. Ieri in live, poi oggi su quel pisciatoio di Twitter, ho detto Milan non vince a Cagliari e poi con Emily dicevamo la Juve non vince il derby, che era molto difficile, ma ci abbiamo provato, però... Quello che esce da oggi è di nuovo la consapevolezza che il Milan non può vincere questo campionato, e io ho tanta stima per la rosa, e che
e che neanche la Juve può vincerlo. Sono squadre che più le vedo e più le vedo lontane, non solo dall'Inter, che è di un altro pianeta, ma le vedo proprio lontane anche dal Napoli, che ha deluso, ha avuto fortuna, non è contiano, a parte la sua essenza, però secondo me sono lontane proprio, poi le coppe incidono, non mi sembrano squadre pronte per vincere un campionato. E quindi credo che si scioglieranno presto in primavera come la famosa neve al sole. Ma scusa, lo dico proprio per quello che ho visto, cioè mi sembra che il gioco del Fabio, ti posso fare una domanda? Bergomi se la canta e se la suona, però scusi. Dice, ma l'anno scorso aspetti. No, faccia parlare che non sai neanche cosa ti devo dire. No, cosa giustifichi offendi, quello no, che non ho ancora detto? Non parli, se mi offendi non parli. Io ho detto. Non offendo, ho detto se la sta cantando e se la sta suonando. No, aspetta, ma tu non puoi offendere fino all'anno scorso. Non è un'offesa. Deve ascoltare, lei prevede l'offesa. Quest'anno ho detto che Inter Napoli era le favorite solo in testa. Quindi, intanto devi dire: premesso che Bergomi ne capisce più di me, che va di no, perché l'ho messa anch'io tutte e tre aggiungendo la Juve, cioè scoperto l'acqua calda, Bergomi. Ti ho detto, visto che la canti e te la suoni, visto che hai sottolineato. Fai parlare, stai in silenzio un attimo. Ma è sottolineato, devi stare zitto, se no la gente non parla perché non capiscono, bestia, devi ascoltare. Hai messo due sottolineature sulla tua grandissima previsione del pareggio del Milan. Sì, poi ho messo anche il pareggio, quello non l'ho preso, ma fa niente. Mamma mia, come sei lungo. Aspetta, l'hai detto tu. E questa Juve non può competere per lo scudetto, a un punto dal Napoli. Quindi cosa stai dicendo? Cosa ci stai raccontando? Allora, vai droit au bout, dritto al punto. Il Milan e la Juve oggi, secondo me, da me che le guardo da fuori, ho visto entrambe le partite, mi ha dato una sensazione di due squadre che oggi non possono competere con l'Inter sicuramente, forse neanche con Napoli, che a me non piace il Napoli quest'anno. Ma tutto sei qua. Tu che hai detto che il Milan è una grande squadra, una grande rosa? Vabbè. E noi te l'abbiamo sempre detto i milanisti. L'hai detto tu, non l'ho detto. Stavo dicendo le stesse cose da un quarto d'ora, l'ho detto tu, l'ho detto io. No, voglio fare una domanda a Fabio, ma è una domanda seria. In questo momento la Juve gioca ogni tre giorni. L'Inter gioca ogni tre giorni, il Napoli gioca ogni sette. È in questo momento che il Napoli doveva prendere dei punti alle altre, perché a marzo la Juve sarà fuori dalla Champions League, il Milan sarà fuori dalla Champions League, e quindi sì, poi però giocheranno tutti ogni sette giorni. La Juve avrà otto mesi di lavoro. Io fossi nel Napoli non sarei tranquillo, perché in questo momento il Napoli doveva prendere punti. Però Juve, scusa Flavio, se domani il Napoli vince, ma se domani il Napoli vince prende punti il Napoli, eh? Napoli grazie bubo. Okay. In tutto ciò l'Atalanta mai menzionata, eppure no, per me non lo secondo me non se la gioca per lo scudetto Lello. L'Atalanta io mani sul fuoco non ne metto sull'Atalanta, che fino in fondo rompe il cazzo. Io dico che per secondo me arriva tra le prime quattro. Proprio male. Quando tutti dicevano, non tu Flavio, ma giornalisti, guarda, che prendono di quel grano, non te. E mi spiace, proprio giornalisti che rubano l'aria che respirano, hanno rotto il cazzo con questa storia. Io ho detto, guarda, la Juve farà fatica a arrivare nei primi quattro. E così è stato. Quando la Juve era dietro di 11 il Milan era 10 dietro di 11. Quando siamo stati OBJ in Rai, ho detto, la Juve farà. Ed è accaduto così. Ti dico, la Juve che ho visto giocare con questo Toro, che è stato veramente deludente, e mi spiace per Vanoli, per Emily, dico che questa Juve in attacco, un pochino a centrocampo dove ancora sono Bergomi, zero, Bergomi, questa è stata, non devi finire perché è giusto quello che stai dicendo, perché questa della Juventus è stata la partita più facile che ha affrontato il campionato. Questo Torino è la squadra più scarsa e la Juventus ha incontrato in campionato. Ma difendi il tuo Torino, no, ma lo sa anche lei, ragazzi, cioè questo Torino, Torino. Cioè io vi giuro, mi sento svuotata, vi dico la verità, mi sento svuotata da un lato e dall'altro ho un malloppo sul cuore, perché cioè intanto è l'ennesima umiliazione, perché tu la Juve vince in ciabatte, tu non provi nemmeno. Non ci sono gli altri. E non parliamo più di questioni tecniche, tutte ste cagate che giustamente fanno parte del calcio, ma nemmeno del cuore toro, perché io non lo pretendo da sti cessi. Ma almeno un minimo di voglia, amor proprio e dignità, ragazzi. Ma c'è un minimo, no, non dico un minimo.
Raga, io sinceramente però oggi ci avevate, mancava Zapata, mancava Adams, insomma non era facile. Siamo scarsi, siamo scarsi, ragazzi. Io ero venuta qua dopo Torino Como, ho detto vabbè, esattamente ma... questa roba, avevamo vinto, ho detto siamo scarsi, la gente mi attaccava, ma non hanno tirato un calcio, una cosa, niente, proprio zero. No, no, zero, zero. Così, e il problema sapete qual è? Mettila sulla grinta, mettila sulla cosa, dai. Allora parti, che, parti dal presupposto che quest'anno, cioè oggi sono tutti colpevoli, anche Vanoli è sul banco degli imputati, perché per me lui doveva provare a trasmettere un minimo di grinta e voglia, per quanto comunque quella deve partire anche dai giocatori. Mi sono rotta i coglioni di sentire in tutte le conferenze stampa le stesse cose. Sì, sereni, i ragazzi sono calmi, ma non rompete i coglioni che poi sul campo fate cagare, ok? Quindi tante queste robe che... no. Detto ciò, oggi sono tutti colpevoli, nessuno salvabile, faccio fatica a trovare un giocatore da 5 e mezzo, forse posso in tutto dire, questo ma... ieri Bergomi aveva previsto il colpaccio del Io ho notato una cosa. Ho detto che il Milan aveva vinto a Cagliari, questo non lo dici. Ho notato una cosa, Emily, ai giocatori del Torino. Quando Ildiz fa un tiro o arriva adesso in area di rigore e cade male, no? Il Torino riparte, no? Ma Ildiz è caduto, cioè gli ha dato un po' la gamba larga. Cioè, i giocatori del Torino si sono fermati. Ci sono fermate la tre quarti, cioè in un derby che ho visto io, ma quello poteva star lì veramente a morire, che per l'amor di Dio, non fraintendetemi, però lì che non si è fatto praticamente niente, perché si è visto, è caduto male da solo, poi tra l'altro, cioè questi in una ripartenza si sono fermati. Voivode in realtà non si voleva fermare, gli hanno detto i compagni, io mi sembrava no, che no, cioè, ragazzi, peggio. Ripeto, no, i giocatori sono scarsi. Augusto, sei sporco qua, eh? Gianni Bianco, premio fair play, tra l'altro. Ma poi al di là comunque nell'ennesimo derby, no. Il problema è che tu ne hai perse 7 nelle ultime 8 partite. 7, ragazzi, è un dato che mi fa venire i brividi. Cioè, se noi non ci guardiamo un minimo dietro alle spalle, la bici ci risucchia. E tu come vai ad affare? Esagerata, dai, la B. Tommaso, per cortesia, guarda, stasera non è proprio serata. Emily, Tommaso, fai bravo, Tommaso. Basta, Tommaso. Rispetta, ho detto, non fraintendetemi, no? Che il gesto può essere, però in un derby che tu stai perdendo, sono esatto, anni che non lo vinci, cioè, capito? Si è visto che Ildiz non si è fatto nulla lì, magari si è fatto male alla gamba da solo, ma non era, si è visto che non è niente di grave. E lì non ti fermi, lì tu vai, è un derby, capito? Esatto. Ma Gianni, ma che non affrontino i derby come dovrebbero affrontarli? Da quanto, ma neanche così? Quelli della Juve, attenzione, ma neanche quelli della, cioè, Juve. La Juve l'affronta in questo modo e comunque ne esce vincente, vincitrice, perché dall'altra parte ha il nulla più totale d'assoluto. Avevo visto un po' di voglia nel derby che perdemmo 2 anni fa, mi pare, 4-2 in casa della Juve. Lì forse qualcosina, in quel primo tempo... Avevo visto. E poi dove perdiamo noi il derby? Quando prendiamo gol al 46esimo prima di andare sotto la doccia, lì prendiamo gol e siamo di Vlahovic. Emily, mi sembri davvero incazzatissima. Il Torino stasera non è pervenuto oggi. Perché ormai è un po' che ci troviamo su questo canale, e quando tu chiami il Don, le cose vanno bene. Quando lo chiami Tommy, così, quando è Tommaso, levatevi dal cazzo perché faccio una strage, giusto? Vero, ma io solitamente quando chiamo qualcuno per il nome completo perché sono incazzato. Con lui, tutto questo, il Don una settimana fa ha detto che il Torino arrivava sopra la Fiorentina. Allora, non una settimana fa, riprendi la clip, io l'ho detto con Zapata, no, con Zapata. Dopo sì, però comunque ragazzi, ma dai, ragazzi, guardiamoci in faccia, no? Allora, ragazzi, Zapata fa il 90% del Torino e su questo siamo tutti d'accordo, ok? Vai. Però, cioè, gli altri sono obiettivamente scarsi. Togli davanti che hai meno del nulla, ok? Però comunque tutte le altre parti degli altri reparti sono effettivamente scarse. Quindi la colpa di chi è? Di chi non ha agito
degnamente e decentemente sul mercato. Poi anche comunque alcuni giocatori su cui magari si puntava non stanno rendendo come si, come dovrebbero. Borna Sosa è uno di questi. Pedersen in realtà più ma di scusa Emily, ti vengo incontro no, Emily, farlo, ti aiuto. Aspetta, farlo. No, gli vengo incontro. Aspetta, fammi finire Tommaso, poi mi dici. Due giocatori sono inguardabili. Uno è Vlasic. Vlasic è una meba, è una roba veramente indegna e io sono stata la sua prima sostenitrice. Il secondo, che forse sta passando inosservato, è Ricci, ma da settimane che sta avendo un però posso dire una cosa, secondo me il Torino comunque è vero che Zapata non è, diciamo, tutta la squadra, però un infortunio come Zapata ti butta giù, ma lo stesso allenatore, la stessa squadra ne risente, ragazzi. Cioè un giocatore come Zapata, ma dai ragazzi, ma leggete i nomi, oh. Cioè davanti Sanabria, oh. Ma scusa Emily, ma perché non siete andati a prendere uno come Balotelli, stanno dicendo anche in chat? Perché bisognava pagare, cioè per avere un giocatore in più devi pagarne uno in più. Come Balotelli, no ragazzi, ma come ragazzi, numericamente ci serve, noi ci cazzo abbiamo, veramente mi aggregherei io la prima squadra. No raga, Balotelli no, Emi. Beh, a parte che Balotelli mica ha un contratto a presenze, scusate, e a gol. Ma che a gol? Quindi allora, non penso che costi così tanto. Il contratto di Balotelli in realtà, e questa roba non so se è uscita, ha una clausola a gennaio che se entro gennaio non convince lo possono già rescindere a gennaio. Quindi è disoccupato a gennaio. Sì, è vero, la so pure io questa cosa, sicuramente. Sono usciti gli highlight, comunque raga, eccoli qua. No. Mettilo a 0,5. Che schifo. È una capsula. Raga, però siccome poi dovremmo anche parlare molto di Milan, voglio sfruttare i juventini per parlare di questo giocatore qua. Ma anche di Cambiaso lo vogliamo. Sì, adesso ne parliamo. Oggi ne parliamo, però insomma. Fenomenale. Oggi segna anche da centravanti colpo, perché comunque lo mette punta, segna. Sì, però secondo me l'80% di quel gol è di Conseguenza. Sono d'accordo, però la palla devi sempre buttare dentro, Emily. Cioè, la palla devi buttare dentro. Ildiz ha fatto una partita spettacolare, giocava con i nostri come fossero Birilli. Cioè, ha fatto una partita spettacolare, non gli puoi dire niente oggi. Il gol è la ciliegina sulla torta. Ciliegina sulla torta di Del Piero che fa 50 anni. 50 anni, ragazzi. Lui si è preso una bella... È la foto del gol a San Siro, stupenda tra l'altro quella posizione. Però no, gran partita secondo me, è stato parecchio lasciato da parte, però quando ha toccato palla un paio di volte c'è stato quel tacco che ha fatto a Cambiaso che lì mi ha fatto veramente venire la pelle d'oca. Un'altra giocata che fa è quel tunnel, sì. Cioè quando è chiamato in causa è... Secondo me lì è un po' penalizzato. Sì, però secondo me lui non deve giocare sulla fascia. Esatto, deve essere un po' più sul mezzo spazio. Lui la soffre. Ah, guarda che bello. Anche Di Piero, ragazzi, l'ha ringraziato. Bellissimo. Dobbiamo sempre ricordare che uno dei più grandi giornalisti in Italia ha detto che è un giocatore. Sì, vabbè, dai. Barazzanti, due parole anche su Cambiaso. Gianni? Immenso. Cambiaso tanta roba. È il giocatore più forte della Juve in questo momento? Sì, in questo momento per prestazioni sì, anche se io dico nel primo tempo io ho visto anche un gran Cop Miners che, come ho detto l'altra volta, ce ne accorgiamo più quando non c'è che quando c'è. Secondo me Cambiaso in questo momento, non voglio esagerare, ma secondo me è il giocatore italiano più forte che abbiamo. Secondo me è il più forma, è il per più rendimento forma, e continuità, sì. A oggi, no, secondo ragazzi, me è il più no, forte. Ragazzi, oggi non lo so, non è una provocazione. Voglio chiedere a Fabio. Non è una provocazione. Fla, che cazzo dici, un giocatore normale? Guarda che Cambiaso. No, ragazzi, oggi, questo è il giocatore più tecnico di tutti. Ragazzi, che cazzo la Cambiaso è Di Marco, Fabio. Ma non c'è neanche paragona oggi, Gianni, dai. No, cosa dici? Voglio il tuo parere. Ripeto, mi piace tantissimo, però Di Marco ha più piede. Cambiaso ha molta gamba anche lui. Però mi sembra molto, molto, molto Teo Hernandez più il paragone rispetto a Di Marco. No, però Fabio, scusami, premesso che Di Marco ha un mancino...
tipo quello sì, di non penso che Cambiaso tiri le punizioni, non penso che Cambiaso no, però è uno che spacca la partita, cioè uno che proprio salta. Di Marco non salta l'uomo neanche se l'altro sviene, praticamente ci mette 12 anni. Sono due giocatori diversi, ragazzi, come sì, uno è molto più ragazzi, stiamo un attimino esagerando. Il più forte italiano in questo momento è Retegui. No, no, Flavio, a livello tecnico no. No, Flavio, a livello tecnico no. Cambiaso è quello più forte. Ma parlavamo di terzini, Flavio. Cazzo sei, ci sono i due con Immobile. Io vi voglio bene, ma ora al di là... No, perché l'ha presa al fantacalcio. Marco... Ragazzi, tra Di Marco e Cambiaso ci sono tre categorie, signore. No, no, Flavio, no, Flavio, dai, no, scherziamo, dai, su. No, 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 dai. Ma perché devi esagerare? Cambiaso sta facendo una stagione straordinaria, che è un po' in scia con quella dell'anno scorso, dove fu uno dei pochi a salvarsi, secondo me, della Juventus. È migliorato ulteriormente, non è ancora a livello dei nomi che abbiamo fatto, però ha un vantaggio, può giocare sia a destra che a sinistra, cosa che gli altri non sanno fare, quindi certo. È un bel gioco e Milanello anche in mezzo al campo, ragazzi, perché Cambiaso quando viene in mezzo al campo anche l'Inter soprattutto sa giocare a 4, sa giocare a 3, poi metterlo come quinto, quindi Gianni, me è Gianni, un giocatore Gianni, importante. Il Cambiaso quando viene in mezzo al campo la Juventus fa gioco, perché sì, a differenza di Locatelli sì. A differenza di Locatelli ha più giocate, più verticalizzazioni, progressione palla al piedi, no, è veloce, completo. Veloce. Guardiamo le partite. Oggi Cambiaso fa una discesa palla al piede con il mancino e non ha opposizione. È ambidestro. Tira e tira anche male. Poi Nicolas Savic la prende col piede destro e la palla va alla sua sinistra, una carambola incredibile. Come tira male? Tira in porta? Ma come tira male? Ma che cazzo dici che è tutto... Ma dai, ma che cazzo dici Fabio? Ma perché devi dire stronzate? Non te le faccio dire queste cose. Ma non ha ragione Fabio, dai. Ma che non devi fare il tiro. No, ma come non hai il tiro, ragazzi? Ma c'è un tiro della madonna, ma che cazzo dite? Ma non ha posizione, testa di porco. Ma testa di cazzo, testa di cazzo. Scusate, madonna, perché è arrivato, anche se siamo ormai a migliore e peggiore, lo aspettavamo un po' prima, ma un tifoso del Torino che Manfredi ha voluto fortemente. Allora lo faccio entrare, benvenuto a Matteo Passo. Mai. Grazie. Non passa mai, non passa mai perché un saluto a Emily Max che vedo, compagni tifo, un saluto a Andrea, un saluto, grazie per l'invito, pardon per il ritardo, ma stavo non ti preoccupare, non ti preoccupare Matteo, saremo dietro, dai, saremo celeri, un attimo vediamo se Massi ci senti bene, mi senti tu? Sì. Perfetto Massi, perfetto. Lui è un altro, Matteo, che diceva che il Torino arrivava sopra la Fiorentina. Bentornato Matteo. Hai ragione. E faccio mia colpa. Faccio mia colpa. Io Cambiaso è stato allora, il peggiore in campo col Parma. La rosa. Fabio. Avevo sopravvalutato la rosa e poi c'è un toro con e senza Zapata, questo è palese ormai da qualche giornata, a livello tattico, tecnico e mentale, perché la squadra dopo le fortune di Zapata non gioca più. E c'era un toro di Vanoli e c'è un toro senza Vanoli, perché questo non è più un toro di... è un toro totalmente piatto, nullo, encefalogramma totalmente piatto, non hai idee, non sai cosa fare quando hai la palla, perdi sempre 1-0 senza subire tiri in porta o quant'altro, perché oggi nei subiti tiri in porta senza farne, le due partite prima hai regalato due gol, non... prendi gli schiaffi e non reagisci. In questo momento il toro o a gennaio interviene o vende prima la società oppure non venderà mai prima, adesso Matteo è l'unica, purtroppo l'unica che stringere i denti fino a gennaio e comprare a gennaio, perché sennò di questo passo sei già in via a gennaio. Raga, intanto Vlahovic ha pubblicato 26 minuti fa delle foto non proprio felicissime, è stato il peggiore in campo col Parma e con il Napoli in bianco e nero, 4 in pagella, capochino, due partite fondamentali. Comunque per Vlahovic c'erano metà fischi metà insulti, cioè metà fischi metà applausi, scusate, era un pubblico diviso, foto abbastanza di merda, però ragazzi anche questo, no, cioè che mette queste foto, boh, io non lo so. Lui si è arrabbiato Don, si è arrabbiato al cambio, si è arrabbiato anche al cambio, lui si è arrabbiato, se noti lui si arrabbia perché sul primo gol che fa UEA lui vuole la palla in mezzo e non gliela dà.
Però questo, quando Flavio, esulta, non va bene. No, ma io non lo sto giustificando. Quando esultano, Gatti gli va a dire: oh, ma te la sei presa, dalla televisione si vede bene. E lui fa una smorfia non felicissima, perché sì, voleva la palla in mezzo. Sai cosa c'è? Che no, sto ti faccio una domanda, Gianni. Faccio una domanda all'unico Juventino. Bimbo minchia viziato. Ma non è vero, ma pure io ero alla stadio, ero anche vicino alla curva. Aspettate. Fatelo parlare, raga, fatelo parlare. Fate parlare Gianni. Quanto è dura uno come Vlahovic e la Juve, Gianni? Ma nell'altra Juve sarebbe già stato spedito. Non può durare, non ragazzi, quando. È una merda. Vlahovic è un bimbo minchia viziato, perché lui si lamenta di quella palla lì che non gliela dà centralmente, però gli altri tre che gli danno centralmente, due volte lui non ci arriva e una volta la cicca. Ha rotto i coglioni Vlahovic. Punto. Punto. Ma raga, dobbiamo andare... Occhio a fare la guerra con Vlahovic. Perché sapete il discorso contrattuale con Cefun Vlahovic, eh? Ma infatti in risposta a Fabio ti sto dicendo che la Juve è ostaggia di Vlahovic per il suo ingaggio. Quello è un giocatore, io l'ho detto l'anno scorso, che finirà peggio di Chiesa. Quello a 18 mesi va via zero, questo. E a Chiesa siamo riusciti a prenderli 14-15 milioni, ma questo non li prenderemo, perché chi è che gli dà 12 milioni all'anno? Chi è quel pazzo scatenato che glieli darà? Allora, raga, dobbiamo andare su migliore e peggiore, perché dobbiamo affrontare anche il Milan, lo psicodramma Milan. Quindi... In realtà io volevo sapere cosa ne pensava Massi, se l'aveva vista, visto che una partita, ma io l'avevo detto che il Torino rischiava forte quest'anno, visto contro la Roma. La Roma ha affrontato il Torino, credo che sia la peggiore squadra che la Roma ha incontrato quest'anno. Una squadra svogliata, una squadra senza senso, nel capo nel coda. Quindi io nulla di... cioè, non è che oggi mi sono sorpreso del Torino. Il Torino veramente è una squadraccia. E la Juventus ha fatto il suo, fa sempre questi gol, e poi sembra che gli manca sempre, all'ultimo trova il raddoppio. E Ildiz dimostra sempre di essere, secondo me, il più forte della Juventus. Vlahovic, ragazzi, Vlahovic è ora che si è data una svegliata. Io l'ho difeso, sono 2 anni che dico Vlahovic, vabbè, ma Vlahovic, per quello che è stato pagato e per l'ingaggio che prende, ora che si è data una svegliata, ragazzo, perché è inutile che mette ste foto bianche e nero, perché sono veramente d'accordo. Io credo che sia, è lui il peggior colpevole di Vlahovic. Dovete capire da qual è il ciclo di Vlahovic. È vero. Segna, foto a petto nudo, foto dove si allena in palestra a petto nudo, momento di down, momento di cattura, e così. Scusate, ma tifosi della Juventus, se facciamo le proporzioni in questo momento, Vlahovic, che ha fatto 16 presenze e 9 reti, poniamo che giochi 50 partite, chiuderebbe a 27 gol. Voi sareste contenti a fine stagione? Voglia. Io sì. Sì, però aspetta, ci sono 4 rigori. Significa che segna. No, facciamo il calcolo bene, perché significa che avrebbe 12-16 rigori da segnare. Perché dovete dire cazzate? Sto parlando di numeri. Io ti porto i numeri, Milano, non devi dire cazzate. Non è una cazzata, numeri non sono opinabili. 4 rigori, quindi sarebbero 16 rigori. Prestazioni. Donna, ascoltami. Con queste prestazioni, ma con quei numeri, sareste contenti? Potrete dire di no, eh? Cioè, uno può dire di no, non sono contento per questo. Vabbè, ragionale. Dipende, allora, 27 gol, certo, chi è che non è contento se un attaccante fa 27 gol? Però vanno anche contestualizzati i gol, dipende, perché se tu mi fai, faccio un'ipotesi, 4 triplette, no? O 4 doppiette, e poi fai 10 partite che non la strusci neanche a pagarti, è un altro discorso. Allora, c'è un discorso domanda, di continuità, c'è un discorso di cumulazione. C'è un discorso di cumulativo, però io sono d'accordo all'idea che un attaccante debba fare il numero più alto di gol possibili. C'è da dire che a noi quello che è mancato da inizio campionato, ragazzi, è la ripartizione dei gol anche con gli altri ruoli. E adesso stanno arrivando, sta arrivando il gol di UEA, ti arriva il gol di Ildiz che aveva segnato poco fin qua. Sono gli altri anche che devono aggiungere qualcosa oltre Vlahovic.
Cioè, come io credo siete Gobbo, arrivati? Una domanda è il punto. Come siete arrivati a 12 milioni di euro l'anno? Cioè, qual è stata la trafila per arrivare a questo punto? Perché no, era a gennaio, era no, salire. Un attimo, una massimo, era lascio perdere Zlatan. Quando lui è stato preso dalla Fiorentina, che il primo anno avrebbe preso una cifra, il secondo anno un'altra cifra, il terzo anno un'altra cifra, è un accordo fatto a monte. A salire, sì. Appunto, cioè prendi un ragazzo giovanissimo per poi arrivare a salire, questo è un contratto folle, si può dire che è un contratto folle. Ma sì, scusami, io non voglio dire chi l'ha fatto, perché per me è un ragazzo che a livello umano vale zero. Detto questo, se tu paghi un calciatore 80 milioni di euro, è giusto che gli dai quei soldi là di ingaggio, cioè, perché l'ingaggio vale anche in base a tu quanto paghi un calciatore. Loro hanno pagato 90 milioni di euro compreso di commissioni. Se tu paghi un calciatore 90 milioni di euro compreso di commissioni, devi dare al calciatore dagli 8 milioni. Io non sono mica d'accordo su questa cosa qua. Dove sta scritta sta cosa? No, qua? Ma perché è l'entourage che te lo dico. Gianni, sto dicendo che è giusto. Io ti dico, allora, intanto non c'entra Paratici, perché ho letto in chat che Paratici non c'entra, perché Paratici era già stato mandato via quando Cherubini. È stato Blau. Era Cherubini, arriva bene, Allegri, perché era tutta la triade, la nuova triade. Io ti posso anche dare 12 milioni all'anno, però quando ti faccio un contratto, no? Il primo anno ne prendi 6, il secondo ne prendi 7, il terzo ne prendi 8 e a salire così. Però devo metterci delle clausole. Io te ne do 8 se tu l'anno prima hai reso per questo, te ne darò 12 se tu mi fai 30 gol a campionato, perché se fai cagare ti mando a fare in culo, non ti do 12 milioni. Peggiore in campo, se escludiamo l'attacco Vlahovic e Sanabria che sono ancora in modalità Halloween fantasmi, va Lukiewicz a destra, perché il Toro ha patito tantissimo Cambiaso, lo vedi in occasione del gol e non solo, il Toro a destra ha patito, va Lukiewicz tanto, sia in fase di possesso che non possesso, e poi Vlahovic e Sanabria il nulla più totale. Vlahovic, ci ricordiamo, ha pagato 13 milioni, che per le casse del Toro sono tanti, è un giocatore che ha giocato bene 3 mesi al Toro, i primi 3. Matteo, poi Matteo, secondo me tu sei il classico futuro notaio che un giorno in un piccolo motel a Pino Torinese verrà trovato spiaccicato. No, assolutamente da Superman, no. Mentre faceva degli atti grandissimi. No, ieri in live mi hanno detto che ricordo il primo di Pre, quindi ormai ne sto sentendo di ogni. No. Però ha delle caratteristiche interessanti. Allora, Andrea Di Pre è un mio amico, calma, mi raccomando. Anto, non vantartene. Migliore e peggiore per te? Ma migliore della Juve sicuramente Andrea il calcio Cambiaso, peggiore secondo me Dusan Vlahovic. Come è un po' il maracino Dusan, Gianni? Oggi sì, ma io non mi accanisco rispetto al Cambiaso Vlahovic. Allora, chi manca? Massi, l'hai visto? Massi. Vabbè, guarda, io oggi voglio premiare Savona. Per me Savona ha fatto, per me sto ragazzo sta crescendo, ogni partita cresce. Veramente una bella sorpresa, e va dato atto all'allenatore che ci sta credendo. Come migliore in campo, peggiore sì Vlahovic, ragazzi, veramente ingiocabile. Emily. Allora, migliore del Toro assolutamente nessuno, peggiore tutti, ma se proprio devo fare un nome, Vlasic. Lato Juve, vabbè, peggiore Vlahovic a mani bassissime, e per non dire Cambiaso e Ildiz come migliori che sono già stati detti, vi dico Locatelli, mi è piaciuto molto. Maestro, Vlahovic è una delusione totale, del Toro peggiore questa volta Vanoli, che ho sempre difeso, cioè non puoi affrontare un derby quando i tifosi vengono e ti chiedono 11 espulsioni senza neanche le palle, le marcature strette, piuttosto che un po' di gara in più, perché poi quella discesa di Cambiaso non c'è nessuno che lo contrasta, è stato veramente una delusione. Peccato per Vanoli. Milanologo, sono d'accordo con te Fabio, però il ragionamento è che secondo me lui prova a spiegare, ma non sa proprio, che ho visto nelle porte aperte tutte le pede del Toro, lui
parla è come se parlasse a questo muro qua, cioè non recepiscono, perché quando, anche quando va in pressario, anche in altre partite col Como, anche con avversari più deboli, ci sono delle cose che l'allenatore può arrivare fino a un certo punto a spiegarci. Se tu non ci metti la gamba, non fai un fallo e non lotti anche in altre partite. Ho capito, Matteo, adesso al di là di Zapata che si è fatto male a San Siro, no? No, non voglio però giustificare Vanoli, attenzione. No, dico che quel Toro lì ripartiva, tra l'altro dritto per dritto, con molta capacità di gestire la palla. Ci ha fatto due gol e ha fatto numerose azioni. Niente la fiducia ed è colpa di Vanoli, Zapata e della squadra. C'è una squadra non è un complesso verso la Juve, dici, magari, che si bloccano? Anche sicuramente anche. Una partita che il Toro non sente più da vent'anni. Cioè, questa cosa di sentire il derby, il Toro, no, per il Toro e per la Juve è una partita come le altre. Purtroppo, da entrambe le parti, anche per lo spettacolo. Per noi contro quelle merde non è mai come le altre. Purtroppo per Matteo è un peccato, ma tifosi no. Per noi molto, 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 tutto molto unilaterale. Molto unilaterale, Flavio. Per noi no, tifosi no, perché scende in campo. No, unilaterale nel senso che lo è dalla parte del tifo e basta. No, Emily, ma sì. Ah, su quello sì, parlavo a Flavio. Stava parlando con me, Anto. Ho giocatori che non hanno proprio la voglia, il Masina, oggi c'era da pressare su uno scarico di... A destra di Savano che doveva scaricare al portiere, non c'è nessuno che vada ad attaccare il portiere. Per quello che dicevo, Matteo, è mancata quella parte lì. Guarda che la Juve si è messa in difficoltà, si è pressata, quando a un certo punto al 70°, 75°, il Toro prova ad andare sui portatori, la Juve perde due palloni in fallo laterale, quindi c'era la possibilità di fare meglio.